Se continuerà a persistere la mancanza di acqua, il plesso di scuola primaria e scuola dell'infanzia ex magistrale di Via Europa resterà chiuso. Il cartello affisso ieri con la firma del dirigente scolastico Cetta Mongelli è stata quasi una premonizione. Anche oggi, infatti, niente acqua e niente lezioni. Era già accaduto qualche settimana addietro. Chiesto l'intervento all'amministrazione comunale al fine di adottare ogni provvedimento idoneo per fronteggiare la vicenda del disagio idrico. Le mamme degli alunni ieri hanno giustamente protestato. Non è ammissibile, hanno detto, che in una scuola non ci sia acqua. Arriviamo a scuola e siamo costretti a riportarci per chi può i bambini a casa perché manca l'acqua. Questo è un disagio, un disservizio che si crea alle famiglie enorme. Noi pensiamo di essere in una città civile dove paghiamo le tasse e invece ci troviamo costretti a questi enormi disagi. E quindi noi non siamo disposti a tollerare, vogliamo che la scuola, il dirigente che rappresenta le famiglie e i bambini si assuma le responsabilità, si muova, non è un attacco al dirigente, vogliamo che ognuno per le proprie competenze, per le proprie professionalità agisca nei confronti dell'istituto, nei confronti dell'utenza che rappresenta il comune, Caltacqua, chiunque. Noi genitori non possiamo arrivare a scuola senza essere avvisati, tra l'altro, e riportarci i bambini a casa, e se decidiamo di lasciare questi bambini a scuola dobbiamo andare al lavoro o chi ha impegni personali, lasciandoli con la preoccupazione che possono prendere un'infezione, perché le maestre ci dicono anche i bagni non sono nelle condizioni igienico-sanitarie, quindi se il bambino si prende un'infezione noi vi abbiamo avvisato. Il punto è proprio questo, io sono una donna lavoratrice che tra l'altro non ha possibilità perché non ha nessuno a cui lasciare il proprio figlio e si trova nella condizione di mettere a rischio il posto di lavoro. Perché cosa? Per un disservizio che in una società civile non dovrebbe assolutamente esistere. Il segretario d'istituto Nunzio Psaila. Noi nel momento che abbiamo contezza che manca l'acqua avvisiamo sia i tecnici del comune che sia i tecnici della provincia nonché il sindaco, così come Caltacqua. Nessuno ad oggi ha portato quindi autobotte d'acqua. Il problema come possiamo risolverlo solamente con la chiusura della scuola nel momento che accertiamo la carenza igienico-sanitaria. L'acqua manca anche nel quartiere Carubazza. I residenti sono infuriati. Un disagio che sta creando problemi alle normali attività quotidiane.